Come si possono replicare delle strategie direzionali sulle valute con gli ETN? Quando ha senso farlo? È una strategia che funziona? Lo vediamo in questo video. Ciao da Massimo! Nel video di oggi vediamo alcuni esempi operativi di strategia direzionale con gli ETN aventi sottostante il cambio euro-dollaro. Se hai seguito il video introduttivo sugli ETN per replicare strategie sulle valute, hai già gli elementi di base. Diversamente, ti suggerisco di andarlo a vedere al link che ti lascio qui sotto in descrizione perché è importante. Ed è importante perché spiega come leggere i grafici dei cambi valutari che sembra in certo senso che vadano al contrario. Iniziamo dunque la nostra serie di video operativi. Chiaramente non potevamo non iniziare dal cambio valutario più importante per noi investitori in euro, e cioè il cambio euro-dollaro. Come detto, vediamo delle strategie di tipo direzionale, cioè strategie che sono tese a replicare l'andamento della direzione del sottostante. Per la nostra strategia direzionale utilizziamo due ETN complementari senza leva: il Wisdom Tree Short Used Long Euro e il suo omologo Wisdom Tree Long Used Short Euro. Facciamo un veloce raffronto tra i due ETN per constatare come i due strumenti si muovano specularmente, di fatto, nella tolleranza chiaramente del fisiologico tracking error, che con gli ETN è a volte un po' condizionato dal fatto che hanno una replica sintetica. Utilizziamo il primo quando l'euro si rafforza contro il dollaro, quindi quando il grafico sale, mentre utilizziamo il secondo quando il dollaro si rafforza contro l'euro e quindi il grafico scende. Per entrare in posizione adottiamo una metodologia combinata, cioè una fusione tra segnali trend indicator, segnali del trend indicator oscillator, uniti ad un concetto molto forte dell'analisi tecnica di base. Naturalmente ti spiegherò il perché e ti farò vedere nel dettaglio come funziona. Prendiamo come esempio tre importanti movimenti fra i più recenti del cambio euro-dollaro. Il primo periodo che prendiamo in considerazione è il periodo maggio 17-maggio 18, in cui l'euro ha avuto un bel movimento di rafforzamento contro il dollaro, come si vede anche dal grafico, e dove possiamo notare, come detto prima, che il grafico è salito, quindi quando l'euro si rafforza contro il dollaro il grafico sale. Il trend indicator è verde, quindi anche il trend indicator ha segnalato questa evidenza, e c'è pure stato un buy e un sell, quindi anche sul sottostante si è verificata la condizione di un'operazione direzionale. Se confrontiamo a livello di tabella quelli che sono i dati, i prezzi a parità di periodo, quindi con l'ingresso al 19 maggio e l'uscita al 4 di maggio dell'anno successivo, vediamo che il cambio euro-dollaro è passato da 1,12 a 1,16, quindi il cambio si è indebolito perché l'euro si è rafforzato e quindi la performance è stata un meno 4,07%. Nello stesso periodo, quindi replicando questa strategia direzionale con l'ETN, avremmo ottenuto dal 19 maggio al 4 di maggio, da un anno all'altro, una performance del 2,02%, decisamente inferiore rispetto a quello che è stato invece il movimento del sottostante. Questo è dovuto in parte al fatto che, come spiegavo prima, in alcuni casi, in alcuni momenti, il tracking error può ampliarsi a causa del fatto che c'è un sottostante di natura sintetica. Peraltro, all'interno di un anno, conta molto, con la replica sintetica a mezzo di derivati, conta molto purtroppo l'effetto contango e backwardation di scadenza in scadenza dei contratti sottostanti. Quindi ecco spiegato il motivo tale per cui la performance è inferiore rispetto a quella che il sottostante ha effettivamente realizzato. Ciò non toglie che comunque, seppur con un margine inferiore, è un'operazione che ha dato un risultato positivo. Il secondo periodo che prendiamo in esame vede sempre l'euro in rafforzamento contro il dollaro, in tempi però più vicini a noi, quindi da luglio del 2020 fino a gennaio di quest'anno.
Come si vede anche dal grafico, anche in questo momento il trendicator aveva segnalato un buy, quindi eravamo anche sul sottostante in posizione long, il grafico è salito e se vediamo la tabella come nell'esempio precedente, notiamo come dal 24 di luglio del 2020 all'8 gennaio del 2021 l'euro abbia fatto un bel movimento rialzista passando da 1,16 a 1,22, non l'euro in realtà, il cambio euro-dollaro, quindi con una performance del meno 4,84%. E attraverso l'ETN avremmo realizzato a parità di periodo un 3,66. Quindi in questo caso, a differenza di quello che è successo prima, il tracking error ha influito in maniera inferiore, nel senso che la performance è un po' più vicina rispetto a quella che ha fatto anche il sottostante. Questo anche perché, lo dimostra proprio questo fatto, il periodo è più breve, quindi in un periodo più breve, diciamo, gli aggiustamenti necessari tra backwardation e contango nel susseguirsi del rollover dei contratti sottostanti all'ETN ha fatto sì che ci fosse meno scostamento. Infine, l'ultimo periodo che prendiamo in considerazione è un periodo in cui invece si è rafforzato il dollaro nei confronti dell'euro e torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo da aprile 2018 a febbraio 2020, quindi il movimento precedente a quello visto prima, quindi il lungo movimento di rafforzamento del dollaro che è passato da una quotazione di 1,21 fin quasi a 1 e si è fermato a 1,08. In questo caso abbiamo una piacevole sorpresa perché a parità di periodo abbiamo che il sottostante ha realizzato una 10,60%, mentre il nostro ETN, quindi direzionato con il dollaro in rafforzamento, ha portato a casa un 13,15, quindi ha portato a casa di più di quello che il sottostante ha fatto. Comunque, tracking error a favore o tracking error a sfavore, e poi questa è un po' una cosa che nella media va ad appiattirsi. Tre operazioni, tre esempi di operatività direzionale che comunque hanno dato delle belle soddisfazioni, in modo particolare questa. L'apparente incongruenza di date che si sovrappongono nell'operazione 1 con l'operazione 3 è spiegata dal metodo oscillator più divergenza più trendicator sul sottostante di cui tu hai anticipato prima. Vediamolo bene nel dettaglio. Vediamo graficamente di che cosa si tratta. Come vedi nel grafico che ti sto mostrando, ho evidenziato alcuni momenti con queste linee rosse che identificano proprio quello che è il concetto di divergenza in analisi tecnica, e cioè quando prezzi e oscillatore vanno in due direzioni opposte. Infatti, in questa prima fase, in questo primo momento, abbiamo i prezzi che tendono a salire realizzando massimi crescenti, mentre il trendicator oscillator, tende a scendere realizzando dei massimi decrescenti. Questa è quella che si chiama una divergenza negativa. Negativa perché? Perché presumibilmente, in base a quello che ci dice l'analisi tecnica classica, è un tipo di divergenza con prezzi al rialzo e oscillatore al ribasso che identifica un potenziale punto di massimo e quindi la possibilità di una, a breve o a medio, di una inversione del trend. E infatti è quello che è successo. Questa divergenza ha fondamentalmente dato il via, ha comunque poi è stata poi confermata dal lungo trend discendente che è quello che abbiamo visto prima quando il dollaro ha ripreso a rafforzarsi in maniera molto consistente contro l'euro. La stessa cosa si può vedere, la osserviamo alla fine di questo trend che ha visto il dollaro rivalutarsi in maniera molto significativa nei confronti dell'euro. E infatti, a fronte di un grafico che continuava a scendere, quindi realizzando minimi e massimi decrescenti, l'oscillatore stava invece cominciando a tirar sulla testa e cominciava a disegnare dei massimi e dei minimi, soprattutto dei minimi crescenti. Di lì a poco anche questa divergenza è stata fondamentalmente rispettata. Se vediamo un altro grafico, qui abbiamo altri esempi, anche qui abbiamo un'altra divergenza negativa, infatti, pardon, questa è una divergenza positiva con i prezzi che sono scesi e con l'oscillatore che è salito. E quindi anche qua si vede bene come sia un momento particolare che ha poi dato sfogo sostanzialmente alla ripresa del trend al rialzo e mentre in questa seconda evidenza, sempre su questo grafico, abbiamo un'altra divergenza e anche in questo caso ha avuto ragione, nel senso che poi alla fine si è sviluppato un movimento contrario.
Fino a qui abbiamo visto le divergenze applicate direttamente ai grafici degli ETN. Chiaramente la stessa cosa la possiamo osservare, e forse addirittura è meglio osservarla sul cambio del sottostante direttamente, quindi sul cambio euro-dollaro. E adesso ti spiegherò anche perché, ma vediamo un attimo. Qui, come vedi, ho di nuovo evidenziato le divergenze più importanti che hanno dato poi luogo ai movimenti contrari, che sono poi né più né meno i movimenti, alcuni dei movimenti che abbiamo anche analizzato ai fini operativi prima con le tabelle, dove abbiamo messo a confronto l'andamento del sottostante con quello degli ETN. E dicevo, è molto importante, forse è più importante, valutare le divergenze e valutare i segnali del trend indicator direttamente sul sottostante piuttosto che sugli ETN stessi, perché abbiamo visto che c'è un discorso di tracking error che in un qualche modo può andare anche a modificare o comunque a rendere più o meno efficiente, in questo caso meno efficiente, l'ingresso controllato soltanto sull'ETN. Quindi il consiglio che mi permetto di dare tutte le volte che si utilizzano strumenti sintetici che vanno a replicare un sottostante è quello di prendere i segnali su quello che è il grafico del sottostante stesso. Questo anche perché è generalmente il mercato, un mercato molto liquido e molto robusto, e di conseguenza, soprattutto su scala weekly come utilizziamo noi, ha anche molto meno rumore. Quindi sia le evidenze del trend indicator sia le evidenze delle eventuali divergenze, quindi combinando trend indicator più oscillatore e quindi ragionando in termini di divergenza positiva o negativa, può dare dei punti di ingresso migliori rispetto a quelli che sono invece quelli che potremmo prendere esclusivamente sugli ETN. Bene, questi esempi, oltre a mostrare un tipo di utilizzo di questi due ETN, ci ha permesso anche di illustrare un metodo integrato di analisi operativa che indubbiamente alza il livello di capacità di analisi ai fini operativi. Come sempre ti invito a farmi sapere nei commenti qui sotto cosa pensi di quanto abbiamo visto oggi. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al canale per aiutarci a farlo crescere. Ciao!